Scusa Mia, ottima schivata! Ciao ragazzi, bella mira! Ci alleniamo per l'imminente sconfitta di Rixel. Avete per caso visto Varia qui intorno? Devo trovarla! Non è tornata nel tuo mondo? No, non l'ha fatto. Mi spiace, Mia, ma non l'abbiamo vista. Ho promesso a suo padre che l'avrei riportata indietro. Sta tranquilla, la ritroveremo. Cosa dice l'oracolo? Per battere il nemico e varcare il muro, libera il più grande fra tutti loro. Ok, io dico che il nemico è Rixel. Quindi il muro a cui si riferisce è il muro di fuoco sulla sua isola. Il più grande fra loro è Gurga. Per sconfiggere Rixel dobbiamo liberare Gurga dal sortilegio. La cosa ha un senso. Rixel non sarebbe una minaccia per Centopia se non avesse Gurga al suo fianco. Ah, non può essere! L'orologio lunare non funziona! Non può essere! Ci deve essere un po' più di tempo! Non posso perdere contro gli elfi! Combattono in maniera scorretta! Vediamo! Cos'altro potrebbero avere in mente? Pensa, Rixel, pensa! Ma certo, liberare Gurga dal mio incantesimo usando la pozione di Tessandra! Sì, è sicuramente così! Ma io sono intelligente, ecco perché ho capito quello che vogliono fare! Sì, userò Gurga come esca per attirare gli elfi nella caverna! Basta! Sono stanco dei tuoi stupidi piani e delle tue promesse! Il tempo è scaduto! Ora metterò fine a questa farsa e sciolgo il nostro accordo! No! Non lo farete! Voi terrete fede al contratto. Ho tempo fino al tramonto. Questo è lo spirito, Rixel. Ma quando sorgerà la luna piena, tu sarai finito. Qualsiasi piano tu abbia in mente, sarà meglio che funzioni. Wow! Non ti ho mai visto così prima d'ora. Rispondere al tuo padrone in quel modo, alzare la voce contro di lui. Ma che stai facendo? Gurga, svegliati! Non perdiamo tempo! Sono certo che oggi gli elfi cadranno nella mia trappola e io tornerò vincitore con l'unicorno alato! Dobbiamo usarla con parsimonia. Non ne abbiamo molta a disposizione. Prendete pure la quantità sufficiente a liberare Gurga. Il resto lo terremo qui a palazzo. Ciao a tutti! Guardate bene la mia ultima e più grande invenzione. È esattamente quello che stavate cercando. Fadol, siamo nel mezzo di un'importante discussione. Non puoi aspettare che finiamo? Ma certo! Il genio può sempre aspettare. Allora io vado di là. Forse potremmo dosare la pozione in un solo colpo di luce d'acqua. Già, credo che basti per curare Gurga. Io raccomando Yuko per questo incarico. Sì, sono d'accordo, deve essere Yuko. Ha la mira migliore, l'ha dimostrato anche poco fa al poligono. Yuko? Maestà, io accetto. Cercate di non farne cadere. Fadol, sembra che il tuo imbuto sia esattamente quello che ci serve. Imbuto? Sì! Imbuto! Perché è esattamente questo che è, giusto? Chi ha detto che deve essere qualcos'altro? Io no! Ciao! Ciao! Buona fortuna! Guarda, la Sidra! L'ho trovata nella foresta di Selva Nera. Non è bellissima? Conosco questa collana. È di Varia. Di solito la tiene sotto il vestito. Ma io gliel'ho vista quando mi ha aiutato a pulire le stalle. Ma è qui intorno. Sono sicuro che sarà contenta di riaverla. Oh, a questo proposito... Ma guarda chi c'è, la mia più fedele spia. Che succede? Ti hanno lasciata sola? Sola soletta? Niente più amici? Dovevi rimanere con me, ma tu no. Tu volevi tutto di tutto. E adesso invece non hai niente. Questa è la mia chance. Farò vedere a Yuko, Mo e Mia che sono dalla loro parte. Rixel, aspetta! So che ti ho delusa, ma permettimi ancora una volta di lavorare per te e ti dimostrerò quanto posso essere utile. Non penserai davvero di darle ascolto? Non possiamo fidarci di questa patetica elfa. Se io fossi tanto generoso da assumerti di nuovo, tu non dovresti aspettarti niente in cambio. Niente, se non l'onore di combattere con i vincitori. È quello che chiedo. Gli elfi mi hanno maltrattata, mi hanno umiliata. E ora voglio la mia vendetta. Una mappa delle rocce bocciolo e un set completo di pietre parlanti. Questo è tutto quello che ti serve per una trappola attraente ed efficace. Brava, brava! Oh!
funziona! Funziona! State attenti quando sistemerete la trappola ad usare questa caverna. Quella al suo fianco ha un passaggio segreto che porta fuori. Non esattamente il massimo per una trappola. Ho capito! Ora, entrambi gli oggetti sono molto rari e separarmene, ecco... Ecco i miei ultimi tesori e gioielli. Fateli bastare! Non ho tempo da perdere! I tuoi amici vogliono liberare Gurga dal mio sortilegio. Va subito da loro e di che hai visto Gurga vicino alle caverne delle rocce bocciolo. Una volta lì, cadranno nella mia trappola e ci libereremo per sempre di Lara. Pensi di poterlo fare, Vane? Nessun problema, consideralo fatto. Aspettate, certo io preferisco sempre guadagnarci, ma voi siete stati troppo generosi. Non potrei mai farvi andare via senza offrirvi un piccolo dono. Che cos'è? Un rarissimo richiamo per unicorni. Oh, questo sì che ci sarà utile.